Don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds this way. Who are people gonna rise up and get their share? People gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution, it's fine. Può sentire un artista anche un falegname o un muratore o anche chi fa lavori più. Poi artista in quanto fa opere prettamente artistiche come quadri, sculture, così mi sento abbastanza artista. Secondo me artista è chi riesce a comunicare tramite il suo lavoro, magari come dicevo prima, non per forza prettamente artistico, un qualcosa che va oltre a quel lavoro lì. Dal punto di vista della solitudine a cui a volte sono accostati gli artisti, secondo me anche questa cosa è abbastanza reale, nel senso che lavorando, esprimendosi con questo lavoro, una persona pensare a cosa, pensare a quello che deve fare, pensare a cosa vuole comunicare, e magari essendo in compagnia, essendoci magari il rumore o non concentrandosi proprio su se stessi, è più difficile riuscire arrivare a un certo livello di comunicazione, diciamo. No, dal punto di vista musicale ci sono alcuni, cioè, mi piace molto le atmosfere che comunica un po' attraverso la voce, attraverso queste musiche abbastanza malinconiche o anche felici, ma che siano comunque anche attraverso la musica un comunicare, uno stato d'animo, un vissuto o un qualcosa che sia in più alla musica stessa. Poi dal punto di vista della lettura o comunque della letteratura, ultimamente leggendo alcuni libri di che vive tra il confine fra il Messico e gli Stati Uniti, mi ha portato anche questa lettura a eseguire alcuni lavori, poi praticamente proprio un lavoro, un quadro che ho realizzato, che è attraverso queste descrizioni che fa di questi paesaggi del deserto, del confine, così anche lui riesce a comunicare la sua esperienza, diciamo, in qualcosa al luogo in sé che descrive, cioè una sensazione, uno stato d'animo. È un po' questo che ricerco anche, non solo nel guardare altri pittori, ma anche nelle letture o nella musica o in generale. Can feel the beating of your heart.
kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you if you'll be waiting. To see your face, your smile, to be with you wherever you are. Remembering your touch, your kiss, your warmth. Be waiting. Together again, it would feel so good to be in your arms. We're all my journeys in. You can make a promise, if it's one that you can keep, you wait for me. And say you hold a place for me. Place for me in your heart. A place for me in your heart. A place for me in your heart. If you think of me, if you miss me once in a while, then I'll return to you. I'll return and fill that space in your heart. Kiss, your warm embrace, I'll find my way.